Cari amici di pomeriggio, eccoci ad un nuovo appuntamento con il nostro inviato da Milano, Simone Zappacosta. Ciao Simone. Ciao Barbara, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao caro Simone. Allora, oggi io veramente sono molto contenta di poter mostrare ai nostri spettatori il lavoro di questa settimana, perché Simone ci hai proprio portato una chicca. Esatto, sì. Questa settimana invece di proporre un'uscita discografica o un evento particolare, ho deciso di cercare ed andare a scovare delle personalità che un po' come me lavorano nel mondo della musica, dell'intrattenimento, dell'arte e volevo proporvi questo ragazzo che ha fatto della sua passione un lavoro. Quindi anche lui è abruzzese come me fuori sede, volevo farvelo conoscere. Lui è Infatti, ecco, ho visto con piacere l'intervista che hai realizzato a Cristiano Mannucci. Lui è veramente uno che ha creduto nelle sue passioni, è partito dall'Abruzzo e poi anche, diciamolo, con grande passione sì, ma anche sacrificio perché si è formato, diciamo, e contemporaneamente. Comunque ha lavorato, quindi insomma studiare, lavorare non è sempre facile, però in alcuni settori forse è indispensabile. certo, lui appunto è Cristiano Mannucci, è un videomaker e un fotografo, quindi per forza di cose ci deve essere un percorso accademico dietro, ma anche appunto tanta passione. Lui, trasferitosi qui a Milano, ha iniziato a studiare in un'accademia e poi a lavorare, a fare i primi progetti fino ad arrivare a realizzare delle cose molto interessanti. Lui è anche collegato al mondo della musica, che è quello più propriamente che mi appartiene. Perché è riuscito ad entrare nei team di alcuni DJ e artisti che se lo portano in giro in tour per scattare delle foto, dei momenti clou delle serate. E un altro progetto interessante di cui poi ci parlerà, che è legato ai viaggi, alle experience, del travel, tutti i luoghi bellissimi che vuole mostrare, vuole immortalare. E qualcosa vedremo perché nella tua intervista poi ci sono dei flash rispetto ai video da lui girati. Senti, io farei così, andiamo a vedere l'intervista e poi Certo, torniamo a parlarne con te. va benissimo. Ciao Cristiano, come stai? Ciao Simone, tutto bene, grazie. Tu sei un fotografo e videomaker, sei abruzzese e ti sei trasferito come me a Milano per lavorare. Dicci un po', a che ti hai iniziato e perché hai iniziato questo percorso lavorativo? Ho iniziato questo percorso lavorativo tra i 17 e i 18 anni. L'ho presa all'inizio come uno svago, un modo per divertirmi, perché ho iniziato a guardare dei video sui canali social di ragazzi che giravano il mondo tramite una fotocamera, una videocamera. Quindi a me piace viaggiare, ho detto perché non provare a farlo. Di conseguenza ho comprato la mia prima GoPro e ho iniziato a fare questi mini video. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha influenzato per iniziare? Sì, un ragazzo che prendo tuttora di ispirazione, si chiama Sam Colder, ragazzo canadese, a mio avviso il migliore di tutti, che ha iniziato a fare questi video, a viaggiare in tutto il mondo tramite collaborazioni con strutture, enti del turismo e tuttora viaggia. Quindi tu sei partito dall'Abruzzo, sei venuto a Milano e hai iniziato però a studiare, hai iniziato un percorso di studi per arrivare poi a cercare di entrare in questo mondo. Sì, esatto. Quando mi sono trasferito a Milano ho iniziato un'accademia di videomaking durata 2 anni e da lì, oltre che studiare, ho anche iniziato a lavorare, primi lavoretti, poi ho ingrandito il mio giro e adesso fortunatamente mi ritrovo ad avere una bella mole di lavoro qui a Milano. Ok, quindi tu mi dicevi che hai iniziato con i viaggi, facendo i video e i viaggi che facevi, e poi l'hai trasformato in lavoro. Però non lavori solo con i viaggi adesso. No, esatto, io sono un grande appassionato di musica, musica maggiormente elettronica, e quindi mi piacciono festival, concerti, serate
E in un'altra vita avrei fatto il DJ, però ecco, adesso sono videomaker, ho provato a unire le due cose, quindi creando un materiale per DJ, quindi materiale da tour, materiale fotografico, videografico, recap di tutta la loro storia praticamente. Che quindi come si svolge il tuo lavoro? Perché tu organizzi anche delle cose importanti che sono delle travel experience. Sì, allora le nostre travel experience si basano in chiaramente organizzare il viaggio, quindi non è solo la parte divertente, ma anche tutta parte di organizzazione dove si scelgono dei posti precisi dove andare a fotografare e filmare il tutto, chiaramente posti particolari dove ci sono cose particolari da far vedere, anche solo luci particolari come all'alba, al tramonto, e alle volte si chiamano anche degli influencer, si crea un team e si va poi a sponsorizzare la location. Invece con la musica sei spesso in tour? Vai sempre in giro con gli artisti? Sì, soprattutto l'estate, è dura, praticamente si parte a giugno e si finisce a settembre, sono 3 mesi non stop di serate, non esiste solo il weekend, ma ci sono anche festival, serate durante l'infrasettimanale, infatti si gira tanto soprattutto l'Europa, dato che comunque è la stagione della festa. E senti, tu sei riuscito anche ad entrare nel team di un festival molto importante e molto grande qui vicino a Milano? Sì, ho filmato esclusivamente sia per DJ sia sono stato proprio nel team dei media del Nameless, che è appunto uno dei festival più importanti d'Italia ed è stata una bella esperienza, sì. L'obiettivo E gli obiettivi per il futuro quali sono? principale per il futuro è continuare a fare quel che faccio e raggiungere sempre più mete e posti ancora più belli. Grazie mille, Cristiano. Grazie a te, Simo. Allora Simone, Cristiano Mennucci proprio ci ha fatto venire voglia di viaggiare tantissimo. Certo, è vero, è verissimo. Tutti posti bellissimi quelli che ci ha fatto vedere Cristiano Meraviglioso. nell'intervista. Sì, oltre alle belle Meraviglioso, feste posti anche. meravigliosi, ma una grande tecnica dietro, veramente si intuisce anche dalle immagini che abbiamo mostrato come poi i posti siano bellissimi, però ci vuole qualcuno che sia la videocamera, ma anche poi il montaggio lo sappia fare Certo, ci vuole la mano che guida la macchina per scoprire quei dettagli, quelle particolarità che poi fanno la differenza effettivamente. bene. Poi ha parlato del Festival Nameless, che è un festival, insomma, molto importante. Sì, è un festival molto importante che ogni anno offre degli artisti sempre più grandi e anche sempre più internazionale come festival, perché era partito un po' piccolino come tutti e è A diventato sempre Como, più famoso. vado di Como. Sì, più o meno zona di Lecco, un po' fuori Milano, queste parti qui, sì, in Lombardia. È uno spazio bellissimo dove appunto si ritrovano tantissime persone ad ascoltare musica bellissima, italiana ed internazionale, un po' di tutti i generi, e lui ha fatto parte del team che ha scattato delle Tra foto. l'altro un festival giovane, ma non troppo, perché comunque è giunto alla decima edizione quest'anno, insomma tantissimi gli ospiti, tantissimi gli artisti in questi 10 anni, veramente si sono viste tante belle cose e sentite soprattutto. Sì, è diventato un punto di riferimento della musica live in Tu Italia. vai? Vai al Festival Nameless? Sì, è un festival di più giorni, cerco di farli tutti, ma è difficile. Quindi cerco di scegliere la data giusta con l'artista giusto. Perché i festival sono Allora tantissimi e cerco di farli aspettiamo tutti. chiaramente il servizio anche dal Nameless quest'anno. Sicuramente, sicuramente, senza dubbio. Va bene, Simone. Senti, ma Christian, che ti ha detto? Qual è il prossimo progetto? Ne avete parlato dopo l'intervista, magari?
Ne abbiamo parlato, non ce n'è uno ufficiale, ma stai sicuramente lavorando a qualcos'altro. Poi, quando sarà, lo intercetterò, magari. Si capisce, mi pare proprio uno che non si ferma, non si ferma mai. E un po' come te, caro Simone, perché veramente di idee, di progetti ne hai sempre moltissimi. Tu, caro Simone, qual è il prossimo progetto? Ci vuoi intanto anticipare qualcosina che magari vedremo la prossima settimana? Posso anticipare sicuramente che ci sarà un nuovo singolo di una cantautrice della mia etichetta discografica che uscirà settimana prossima, lo Chi è? annuncerà Diccelo. presto. Si chiama Alex in arte. Lei è Leonora Fulvio di Roma, in arte Alex, e uscirà con il suo nuovo singolo settimana prossima. Allora vogliamo l'anteprima, mi raccomando. Sicuramente. Certo. Vogliamo arrivare primi. Sempre. Va bene Simone, allora ti ringrazio. Noi ci salutiamo qui. Insomma, grazie per il tuo servizio interessantissimo, questa bella intervista a Cristiano Mennucci. Insomma, aspettiamo come sempre i tuoi approfondimenti da Milano e buon lavoro, caro Simone. Grazie a voi, grazie. Ciao, a mercoledì Ciao, prossimo. a mercoledì.